Bene, ci siamo. Buonasera. Questa sera prepariamo degli involtini di fesa di tacchino ripieni con asparagi. Allora, abbiamo qui gli asparagi, li abbiamo già cotti per qualche minuto in brodo vegetale. Buonasera. Quindi abbiamo qui le punte che andremo a mettere nei nostri involtini. E il gambo, che è più duro, che andremo a frullare e ci faremo una salsina. E questi li abbiamo già sbollentati. Poi abbiamo le uova del parmigiano grattugiato, prezzemolo, scorza di limone, pepe, olio, aglio, peperoncino, prosciutto cotto, le fettine di fesa di tacchino, un po' di strutto e della farina di castagne. Ciao Edoardo. Depossino. In cui passeremo la nostra fesa di tacchino nella farina di castagne per non utilizzare, in questa ricetta non utilizzeremo né farinacei e né lattosio. Ciao Salvatore. Ciao Laiza. Quindi possiamo procedere. Quindi i nostri asparagi già li abbiamo cotti per qualche minuto in brodo vegetale o acqua salata, va benissimo. Prepariamo la nostra frittatina. Mettiamo la padella sul fuoco. Ok, eccola qua la nostra padella. Ci metteremo distrutto. Impariamo ad utilizzare lo strutto, è molto versatile in cucina. Ciao Luciano, ciao Andy, ciao Edoardo, grazie Edoardo, sei molto gentile. Allora, mettiamo un pochino di strutto, non ne serve molto. Dicevo, impariamo ad utilizzare un po' lo strutto. Lo strutto ha una parte che non si attaccherà con lo strutto, a prescindere. Potete utilizzare anche una padella di ferro, una padella d'alluminio. Se la ungete con dello strutto, la vostra frittata non si attaccherà. E poi ha un alto elevato punto di fumo. Va benissimo, non contiene lattosio perché non è del burro, quindi ogni tanto utilizziamo anche lo strutto. Ci si possono fare i dolci, tante cose, molto versatili in cucina. Le nostre nonne lo sapevano bene, abbiamo messo il parmigiano grattugiato 30 mesi e andremo a fare una frittatina. Ecco qua, facciamo una bella frittatina. Ci metteremo un po' di prezzemolo, una presa di sale, un po' di pepe. Ecco qua, prezzemolo, un pochettino di pepe. Di sale, non tantissimo perché poi utilizzeremo delle cose abbastanza saporite, quindi non esageriamo con il sale. Ok, la nostra padella è calda e facciamo questa frittatina semplice semplice. Stasera facciamo degli involtini da paura, riempitissimi. Ecco qua. Via. Ecco qua. Benissimo, stiamo preparando questa bella frittatina. Prendiamo le nostre fettine di tacchino. Ciao Nancy!
ci mettiamo un pochino di sale, poco poco. Giriamo anche dall'altra parte. Mi dispiace dello spazio, ma per farvi vedere tutto ho poco spazio. Ludovico, buonasera. Allora, Ludovico, sto preparando degli involtini di fesa di tacchino e saranno riempiti con la frittata e degli asparagi e del prosciutto cotto. Una cosettina leggera. Ecco, la nostra frittata sta andando. Nella frittata abbiamo messo del parmigiano grattugiato. Non utilizzeremo né farinacei né il classico grano, ma della farina di castagne. E neanche lattosio. Quindi potete anche omettere questo passaggio, potete anche non infarinarvi, però infariniamo un pochino, poco poco. Ecco. Anche le nostre fettine di pesa di tacchino. Poi io le andrò a cuocere in padella, però potete tranquillamente anche metterle nel forno se vi rimane più semplice. È quasi pronta, ecco qua, l'abbiamo girata, ecco la nostra frittatina, anzi 2 minutini e la nostra frittata è pronta. E ci siamo anche con la nostra frittata. Bene, poi andiamo a preparare la nostra salsina. Ciao Spartaco, grazie. Mettiamo i nostri gambi che abbiamo messato prima. Ok, benissimo, le punte le lasciamo intere. Io ci metto dell'olio che ho fatto macerare con aglio e peperoncino, ma potete metterci anche del semplice olio extravergine di oliva se non vi piace. Io preferisco, gli do un pochino di carattere, mettiamo un pochino di questo, dà più carattere alla nostra salsa, ma potete semplicemente lasciarla. Oh, la nostra frittata è pronta. Aggiungeremo l'acqua di cottura degli asparagi che abbiamo lasciato da parte, o brodo vegetale, anche va benissimo, ci aiuterà per la nostra salsina. Possiamo togliere la nostra frittata, eccola qua, pronta. Ok, la nostra frittatina, eccola qua, è pronta. Abbiamo preparata bene, quindi ci siamo quasi, prepariamo la nostra salsa. Il nostro frullatore di immersione. Grazie, siete molto gentili, mi fate tanta compagnia. Bene.
nostra salsina è pronta. Questa è la nostra salsina, l'abbiamo preparata. Ci accompagneremo i nostri involtini. Bene. Ci siamo ragazzi, eh? Siamo pronti. Ok, perfetto. Mettiamo sulla nostra padellina. Possiamo utilizzare dell'olio extravergine o anche lo strutto come abbiamo fatto prima. Ne mettiamo un po'. Bene. Adesso cosa facciamo? Abbiamo preso la nostra carne, la nostra frittata, abbiamo del prosciutto cotto anche e i nostri asparagi. Cosa facciamo adesso? Adesso taglieremo la frittata. Prendiamo un coltello e tagliamo la frittata. La tagliamo per lungo, in questo modo. Ecco qui. Vedete? Abbiamo tagliato la frittata, che la andremo a mettere nei nostri involtini. Quindi, ecco la nostra carne. Ci mettiamo la frittata, ok? O meglio ancora, mettiamo prima la nostra fetta di prosciutto cotto, voilà, e poi la frittata. Ecco qui, vedete? Abbiamo la carne, il prosciutto cotto e la frittata. E adesso andremo a girare, ovviamente. Faremo il nostro bel rotolino. Eccolo qua, l'abbiamo rigirato, vedete come è venuto bello. Prendiamo gli stuzzicadenti e chiudiamo il nostro involtino. Bene. Sicuramente ha una bella carica proteica. Ecco. Mettiamo in padella, stessa cosa, la frittatina, prima la fettina di prosciutto cotto, eccola qua, la mettiamo sulla nostra fetta di tacchino, perfetto, e poi mettiamo la frittata, giriamo, eccola qua. Chiudiamo con gli stuzzicadenti e lo mettiamo in cottura. Come dicevo, se può esservi più semplice, li potete mettere anche dentro il forno, tranquillamente. Adesso l'ultimo, più piccolo, ecco qua. Identica cosa, mettiamo il prosciutto qua, frittatina, giriamo e chiudiamo. Bene, qua andiamo a prendere qualche fogliolina di salvia. Eccoci qua, prendiamo della salvia fresca o secca, va benissimo anche quella secca, e la mettiamo in padella. Grazie, benissimo.
mettiamo coperchio e mandiamo in cottura. Facciamolo sodare, giriamo, metteremo un pochino di vino e ci aiuteremo anche con il nostro brodo vegetale nel quale abbiamo cotto i nostri asparagi. Aggiunte le abbiamo lì, dopo le sistemiamo per veleno. Facciamo girare. Una volta ho preso la padella delle bambole e vabbè. Non sono abituata alle padelle piccole. Ok. Questa padella è troppo piccolina, ne prendo una più capiente. Questa va meglio, sono più contenta di questa. Non è grandissima, sicuramente va meglio. Ecco qua, mettiamo un pochino d'olio, facciamo scaldare e poi ci piastriamo lì. Questa è proprio piccola, 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 la padelluccia delle bambole. Non fa per me. Ok, anche qua, facciamo la pulizia. La situazione è migliorata. Ecco qui. Ecco qua. La padella sicuramente questa va meglio, mi piace di più. Benissimo. Sì, sicuramente vengono bene anche al forno, è più semplice, però per farveli vedere, per farvi un po' di compagnia, li ho messi in padella, ma non è detto che vengano meglio, rimangono più asciutti nel forno, però è una scelta. A me piace, ecco, la cottura in padella la preferisco. Poi ecco, adesso con queste padelle che ci sono fanno anche un po' da forno. Ecco qui. Bene. Che dite, ce lo mettiamo un goccettino di marsala secco? Che ne pensate? Facciamo un pochino più aromatico? Andiamo a prendere la marsala. La secca, la marsala secca, eccola qua, la marsala secca. Ci mettiamo un pochino di marsala, così. Voilà. Poi faremo continuare la cottura. Ciao Giulio, grazie. Con il nostro brodo vegetale dove abbiamo cotto gli asparagi. Aggiungiamo anche questo. Qua. E facciamo andare. In questo modo cuoceranno bene. Grazie Giulio, sei sempre molto simpatico e molto gentile. Oh, e ci siamo. Poi aggiungeremo anche un pochino di salsa degli asparagi e questi andranno sopra a decorare
e li facciamo anche saltare un pochino questi due asparagetti che sono rimasti lì. Che dite? Sono più buoni? Diamo un pochino di carattere anche a loro. Mettiamo il nostro olietto bello speziato. Ecco qua, con aglio e peperoncino, facciamo scaldare un pochino la padella e andremo a saltare le nostre punte di asparagi. Così facciamo una cosa più. Questi li possiamo girare. E saltiamo le nostre punte di asparagi e facciamo ritrovare un pochino, ok? Dimmi Giulio, io non ci capisco niente, ma giuro che solo con la tua. Grazie Giulio, che te cocino. Che ti cocino Giulio. Fatelo cuocere bene, mi raccomando. Quindi abbiamo messo del liquido, abbiamo messo un pochino di marsala secco che gli dà un bel profumo. Il brodo vegetale dobbiamo cuocere gli asparagi e in questo modo ci viene bella saporita, ok? Infatti la carne all'interno deve cuocere, eh? Avete qualche domanda da farmi? Allora, io l'ho fatto in modo senza lattosio e senza grano, quindi abbiamo utilizzato della farina di castagno. Però se volete farlo in modo classico potete utilizzare del burro, potete mettere insieme, io ho usato soltanto del parmigiano reggiano 30 mesi grattugiato nella frittatina. Ma volendo potete usare anche della provola, per esempio. Metterete la provola dentro la frittata o anche all'interno dell'involtino stesso. Quindi se volete fare una ricetta classica, grazie Giulio, potete fare in questo modo. Io ho optato per fare una cosa alternativa in modo che possiamo aiutare anche quelle persone che hanno dei problemi con il glutine oppure con il lattosio, che fanno un certo tipo di alimentazione, a seguire l'alimentazione non triste, ma una cosa allegra, bella, saporita. In questo modo ogni tanto mi invento qualche ricettina, a volte le elaboro proprio insieme a voi. Quindi, mi fa piacere farlo insieme a voi. Tanto prepariamo anche il nostro piatto per la presentazione. Tanto stanno andando. Non vi ho abbandonato, sto qui, sono presente.
Eccoci, ci siamo quasi. Ecco qua. Questo era più piccolino. Piccolino. Grazie Giulio, buona serata. Che costino. Eccoci. La Massara ha fatto il suo dovere, ha dato un buon profumo. Faremo anche ricette, altre ricette un po' particolari, eh. Ho preso anche dell'miglio, l'altra quinoa. Faremo delle ricette anche un dolce con il miglio, che è molto versatile, quindi per chi ha problemi di glutine. La quinoa altrettanto. Divertiamo un pochino. Quando non mi vedete, perché per fortuna sto lavorando, però cercherò di essere più presente possibile, magari la sera quando rientro dal lavoro. Cerchiamo di farci sempre un pochino di compagnia. Eccoci qua, eh. Eccoci qua, ci siamo quasi. Ci siamo quasi. Ci siamo ragazzi, eh? Siamo arrivati. Bene, possiamo aggiungere la nostra salsa. Ciao, grazie per ragazza bella e laboriosa. Ragazza un po' crescivella, diciamolo. Beh, però mi fa piacere lo stesso. Ok. Abbiamo messo la nostra salsina agli asparagi. Bene. Così li facciamo belli cremosi, questi belli involtini. Ok. Bene, sono pronti ragazzi, eh? Sono pronti, avete visto? C'è voluto poi molto. Ok, a posto. Il piatto è pronto, lo possiamo impiattare. Mettiamo qui il nostro piattino, bel piattino, prendiamo i nostri involtini, li adagiamo. Nostra bella salsina. Ok. Le nostre punte di asparagi. Mettiamo. Le abbiamo belle rosolate. Adesso andremo a grattugiare un po' di limone che darà la nota fresca e aromatica al nostro piatto.
Non so a voi, ma io il limone lo adoro. Quindi l'asparagi sta benissimo. Nostra scorza di limone, bene, ci siamo, abbiamo messo, ciao Angelo, abbiamo messo gli asparagi, la scorza del limone e adesso un pochino di prezzemolino, eccoci. Il nostro piatto è pronto. Un bacio e un abbraccio a tutti. Ciao, buona serata. Ci vediamo presto per un'altra bella ricetta.